Signore, mi ascolti, Signore? La pace sia con te, figlia mia. Ti ascolto, sei nel mio cuore. Signore, mi metto alla tua presenza per adorarti, per dirti che ti amo e per riconoscere la mia triste indegnità. Anima, parla col tuo Dio che è l'amore e la misericordia in persona. Ascolta la voce di tuo Padre misericordioso. Dimmi, bambina mia, perché ti vedo così spesso abbattuta? Che significa questa tristezza e quale ne è la causa? La causa della mia tristezza, Signore, proviene dal fatto che, nonostante i miei propositi sinceri, cado continuamente e sempre negli stessi difetti. La mattina faccio i propositi e la sera vedo quanto sono andata lontano da tali propositi. Oggi ho deciso di esercitarmi in una certa virtù, ma sono caduta nel difetto contrario 10 volte di più rispetto agli altri giorni. Riflettevo sul perché mi è successo questo. Vedi, bambina mia, quello che sei per te stessa. La causa delle tue cadute dipende dal fatto che conti troppo su te stessa e ti appoggi troppo poco su di me. Ma questo non deve rattristarti eccessivamente. Hai a che fare con un Dio misericordioso. La tua miseria non lo esaurisce. Del resto non ho limitato il numero delle volte in cui posso perdonarti. Se non ci fosse stata quella piccola imperfezione, non saresti venuta da me. Sappi che ogni volta che vieni da me umiliandoti e chiedendo perdono, io riverso sulla tua anima un'enorme quantità di grazie. La tua imperfezione scompare dai miei occhi e vedo soltanto il tuo amore e la tua umiltà. Non perdi nulla, ma guadagni molto. Io voglio vederti sempre come una bambina piccola. Figlia, dammi la tua miseria, che è l'unica tua esclusiva proprietà. Sì, conosco tutto ciò, ma mi assalgono grandi tentazioni e vari dubbi sorgono in me, ed inoltre tutto mi irrita e mi scoraggia. Sappi, bambina mia, che l'ostacolo più grande alla santità è lo scoraggiamento e l'inquietudine ingiustificata, che ti toglie la possibilità di esercitarti nelle virtù. Tutte le tentazioni messe assieme non dovrebbero turbarti la pace interiore, nemmeno per un istante. E l'irritabilità e lo scoraggiamento sono frutto del tuo amor proprio. Non devi scoraggiarti, ma cercare di far regnare il mio amore al posto del tuo amor proprio. Perciò fiducia, bambina mia. Non devi scoraggiarti, ma venire a chiedere il perdono a me, dato che io sono sempre disposto a perdonarti. Ogni volta che me lo chiedi, esalti la mia misericordia. Io conosco ciò che è più perfetto e ciò che a te piace di più, ma incontro grandi ostacoli nel realizzare ciò che conosco. Bambina mia, la vita su questa terra è una lotta ed una grande lotta per il mio regno, ma non temere, non sei sola. Io ti sostengo sempre, quindi appoggiati al mio braccio e combatti senza aver paura di nulla. Ma ho così tante miserie. Perché mai dovresti litigare con me sulla tua miseria? Sta tranquilla, figlia mia. Proprio per mezzo di una simile miseria voglio mostrare la potenza della mia misericordia. L'amore pareggia l'abisso che c'è fra la mia grandezza e la tua nullità. La mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero. Chi ha misurato la mia bontà? Per te sono disceso dal cielo in terra. Per te mi sono lasciato mettere in croce. Per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore ed ho aperto per te una sorgente di misericordia. Vieni ed attingi le grazie da questa sorgente con il recipiente della fiducia.
non respingerò mai un cuore che si umilia. Non parlare più della tua miseria, perché io non la ricordo più. Ascolta, figlia mia, quello che desidero dirti. Stringiti alle mie ferite ed attingi dalla sorgente della vita tutto ciò che il tuo cuore può desiderare. Bevi a piene labbra la sorgente della vita e non verrai meno durante il viaggio. Fissa lo sguardo allo splendore della mia misericordia e non temere i nemici della tua salvezza. Glorifica la mia misericordia. Allora è possibile che ci sia ancora misericordia per me? Proprio tu, bambina mia, hai il diritto alla mia misericordia. Permetti alla mia misericordia di operare in te, nella tua povera anima. Fai entrare nell'anima i raggi della grazia. Essi vi porteranno luce, calore e vita. Vedi i due raggi dipinti sulla mia immagine? Rappresentano il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua, che giustifica le anime. Il raggio rosso rappresenta il sangue, che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia, quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio. Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia la festa della misericordia. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Mi piace moltissimo il tuo quadro, Signore, soprattutto il tuo sguardo. Il mio sguardo da questa immagine è tale a quale il mio sguardo dalla croce. Con l'immagine porgo agli uomini il recipiente col quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Il recipiente è questa immagine con la scritta «Gesù, confido in te». In che modo posso esercitarmi nella misericordia verso il prossimo, Signore? Ti do tre modi. Il primo è l'azione, il secondo è la parola, il terzo la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la pienezza della misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell'amore verso di me. In questo modo l'anima esalta e rende culto alla mia misericordia. Sì, la prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia, ma deve esserci anche l'azione, ed esiguo il culto della mia misericordia con la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'immagine che è stata dipinta. Per mezzo di questa immagine concederò molte grazie alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere. Così tutte le anime che adoreranno la mia misericordia e ne diffonderanno il culto, esortando altre anime alla fiducia nella mia misericordia, queste anime nell'ora della morte non avranno paura. La mia misericordia le proteggerà in quell'ultima lotta. Io le proteggo per tutta la vita, come una tenera madre protegge il suo bimbo, ancora lattante, e nell'ora della morte non sarò per loro giudice, ma salvatore misericordioso. In quell'ultima ora, l'anima non ha nulla in sua difesa, all'infuori della mia misericordia. Felice l'anima che durante la vita si è immersa nella sorgente della misericordia, poiché la giustizia non la raggiungerà. Se l'umanità sofferente si stringerà al mio cuore misericordioso, io la colmerò di pace. O mio Gesù, aiutami tu in tutto, poiché vedi quanto sono piccolina e per questo conto unicamente sulla tua bontà. Io sono sempre con te, anche se sembra che non lo sia. Sì, Gesù, a volte ho notato che sembra che ti occupi meno di me.
Sì, bambina mia, mi nascondo dietro al tuo direttore spirituale. Egli si occupa di te secondo la mia volontà. Signore, in che modo il sacramento della confessione aiuta la mia anima? Quando ti accosti alla santa confessione, a questa sorgente della mia misericordia, scendono sempre sulla tua anima il mio sangue ed acqua, che uscirono dal mio cuore e nobilitano la tua anima. Ogni volta che vai alla santa confessione, immergiti tutta nella mia misericordia, con grande fiducia, in modo che io possa versare sulla tua anima l'abbondanza delle mie grazie. Quando vai alla confessione, sappi che io stesso ti aspetto in confessionale. Mi copro soltanto dietro il sacerdote, ma sono io che opero nell'anima. Chiedi tutto con semplicità al confessore ed io ti risponderò con la sua bocca. Egli ti aiuterà a fare la mia volontà sulla terra. Come ti comporterai tu col confessore, così mi comporterò io con te. Se gli terrai nascosta anche la più piccola delle mie grazie, anch'io mi nasconderò davanti a te e rimarrai sola. Il sacerdote, quando mi sostituisce, non è lui che opera, ma sono io per suo tramite. I suoi desideri sono i miei desideri. Allora devo portare altre anime alla confessione? Sì, di alle anime che da questa sorgente della misericordia possono attingere le grazie unicamente col recipiente della fiducia. Se la loro fiducia sarà grande, la mia generosità non avrà limiti. Quando un peccatore si rivolge alla mia misericordia, mi rende la gloria più grande ed è un vanto della mia passione. Quando un'anima esalta la mia bontà, allora Satana ne trema e fugge nel profondo dell'inferno. Dove dobbiamo cercare consolazione, Signore? Di alle anime come debbono cercare le consolazioni, cioè nel tribunale della misericordia. Lì avvengono i più grandi miracoli che si ripetono continuamente. Per ottenere questo miracolo non occorre fare pellegrinaggi in terre lontane, né celebrare solenni riti esteriori, ma basta mettersi con fede ai piedi di un mio rappresentante e confessargli la propria miseria, ed il miracolo della Divina Misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Anche se un'anima fosse in decomposizione come un cadavere, ed umanamente non ci fosse alcuna possibilità di risurrezione e tutto fosse perduto, non sarebbe così per Dio. Un miracolo della Divina Misericordia risusciterà quest'anima in tutta la sua pienezza. Infelici coloro che non approfittano di questo miracolo della Divina Misericordia. Lo invocherete invano quando sarà troppo tardi. Per questo le anime non pongano ostacoli nel proprio cuore alla mia misericordia, la quale ha un grande desiderio di operare in esse. La mia misericordia agisce in tutti i cuori che le aprono la porta. Sia il peccatore che il giusto hanno bisogno della mia misericordia. La conversione e la perseveranza sono grazie della mia misericordia. La mia grazia non va perduta. Se l'anima alla quale è destinata non l'accetta, la prende un'altra anima. Signore, che cosa ti ferisce? La sfiducia delle anime mi strazia le viscere. I peccati di sfiducia sono quelli che mi feriscono nella maniera più dolorosa. Ancora di più mi addolora la sfiducia delle anime elette. Nonostante il mio amore inesauribile, non hanno fiducia in me. Nemmeno la mia morte è stata sufficiente per loro. Guai alle anime che ne abusano. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. A queste anime concedo grazie più di quante ne chiedono. Prima che io venga come giudice giusto, spalanco la porta della mia misericordia. Chi non vuole passare attraverso la porta della misericordia, deve passare attraverso la porta della mia giustizia.
sono più generoso con i peccatori che con i giusti. Per loro sono sceso in terra. Per loro ho versato il sangue. Non abbiano timore di avvicinarsi a me, sono essi che hanno maggiormente bisogno della mia misericordia. L'anima che confida nella mia misericordia è la più felice, perché io stesso ho cura di lei. Allora la fiducia è importante. Sì, desidero che le anime si distinguano per una fiducia senza limiti nella mia misericordia. Io stesso mi occupo della santificazione di queste anime, fornisco loro tutto ciò che serve per la loro santità. Più un'anima ha fiducia, più ottiene. Sono di grande conforto per me le anime che hanno una fiducia illimitata. Sono contento quando mi chiedono molto, poiché è mio desiderio dare molto, anzi moltissimo. Mi rattrista invece se le anime chiedono poco, comprimendo i desideri dei loro cuori. Signore, conosco la tua santità, tuttavia sono così misera. Continuo ad avere paura che non mi possa perdonare un così gran numero di peccati. La mia miseria mi riempie di terrore. Sappi, o anima, che tutti i tuoi peccati non mi hanno ferito così dolorosamente il cuore come la tua attuale sfiducia. Dopo tanti sforzi del mio amore e della mia misericordia, non ti fidi della mia bontà. Perché hai paura, figlia mia, del Dio della misericordia? La mia santità non mi impedisce di essere misericordiosa con te. Guarda, o anima, che per te ho istituito un trono di misericordia sulla terra, e questo trono è il tabernacolo, e da questo trono di misericordia desidero scendere nel tuo cuore. Non mi sono circondato né da un seguito né da guardie. Puoi venire da me in ogni momento, in ogni ora del giorno voglio parlare con te e desidero elargirti le mie grazie. In ogni anima compio l'opera della misericordia e più è grande il peccatore, tanto maggiori sono i diritti che ha alla mia misericordia. Chi confida nella mia misericordia non perirà, poiché tutti i suoi problemi sono miei ed i nemici si infrangeranno ai piedi del mio sgabello. Vedi quanto sei debole e quando potrò contare su di te. Signore, sento la tua voce che mi invita ad abbandonare la cattiva strada, ma non ho né la forza né il coraggio. Sono io la tua forza. Io ti darò la forza per la lotta. Gesù, confido in te. Mi sono graditi i tuoi sforzi, o anima che tendi alla perfezione. Gesù, rimani sempre al mio fianco, perché sono la tua bambina piccolissima. I rivoli della mia grazia inondano le anime umili. I superbi sono sempre nell'indigenza e nella miseria, poiché la mia grazia si allontana da loro. Sappi che un'anima pura e umile. Quando ti umili e ti annienti davanti alla mia maestà, allora ti inseguo con le mie grazie. Faccio uso della mia onnipotenza per innalzarti. Signore, sento che il mio cuore si riempie del tuo amore. Eccomi, Signore, che vengo per rispondere alla tua chiamata. Ecco, vado alla conquista delle anime, sostenuta dalla tua grazia. Sono pronta a seguirti, Signore, non solo sul Tabor, ma anche sul Calvario. Voglio condurre le anime alla sorgente della tua misericordia, affinché su tutte le anime si rifletta lo splendore dei tuoi raggi misericordiosi e si riempia la casa del Padre. E quando il nemico comincerà a lanciare i suoi proiettili contro di me, mi riparerò dietro lo scudo della tua misericordia. Che grande gioia riempie il mio cuore quando ritorni da me. Vedo che sei molto debole, perciò ti prendo fra le mie braccia e ti porto nella casa del Padre mio.
Adesso so che non mi ami per le grazie, né per i doni, ma perché la mia volontà ti è più cara della vita.